Adesso che abbiamo le idee più chiare sui legumi, voglio usare le mie taccole mangiatutto per preparare un'insalata esotica. Gli ingredienti sono 200 g di taccole mangiatutto, mezzo mango non troppo maturo, un peperoncino fresco, qualche foglia di insalata tipo lattuga, due cipollotti bianchi, un cucchiaio di arachidi sbriciolate, qualche foglia di coriandolo fresco. Per il condimento, un cucchiaio di succo di lime, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di sciroppo d'acero e un cucchiaio di olio di sesamo. Iniziamo subito cuocendo al vapore le taccole mangiatutto. Ci devono stare veramente poco, non più di 10 minuti, perché le voglio solo sbollentare, ma che rimangano belle verdi e croccanti. Quindi le mettiamo nella vaporiera, così, e le facciamo cuocere. Proseguiamo tagliando il mango. Lo dobbiamo pelare e tagliare a striscioline sottili. Dovete sapere che le taccole mangiatutto sono buonissime, dolci e si possono usare in un sacco di modi, come contorno, in un'insalata come in questo caso. Sono un ingrediente molto diffuso in Oriente, infatti questa insalata prende un po' spunto dalla mango salad thailandese. Però le ho volute aggiungere all'insalata perché mi piacciono davvero tantissimo. Adesso facciamo tutta una serie di striscioline. E iniziamo a sistemarla in una ciotola. Proseguiamo con il cipollotto che dobbiamo tagliare a rondelle. Facciamo a rondelline sottili la parte bianca, così. Prendiamo la parte verde, eliminando la punta, e tagliamo anche questa a rondelline sottili perché ci servirà per la guarnizione. Aggiungiamo anche il cipollotto. Togliamo le nostre taccole dalla vaporiera perché sono pronte. Taglio il peperoncino, anche questo a rondelline sottili. Potete scegliere dei peperoncini più o meno piccanti, chiaramente. A me piace abbastanza piccante, ma ci sono dei peperoncini dolci che vanno benissimo, danno colore e sapore e non sono troppo forti se non amate il piccante. Poi l'insalata, questa la tagliamo così grossolanamente un po' a striscioline. Mettiamo anche questa nella ciotola. E aggiungiamo anche le nostre taccole. Ora prepariamo il condimento. Prendiamo una ciotola e versiamo nella ciotola lo sciroppo d'acero, la salsa di soia e l'olio di sesamo. Infine spremiamo il lime. Adesso mescoliamo bene tutto con una forchetta, bene, e irroriamo l'insalata. Mescoliamola per condirla bene dappertutto. Si sente tantissimo il profumo dell'olio di sesamo, della salsa di soia, del lime. Adoro preparare queste ricette, anche se quando lavoro non ne ho tanto la possibilità, ma per le cene con gli amici le faccio sempre. Sono delle ricette furbe perché hanno tanti ingredienti, ma sono molto semplici ed economiche. Adesso la possiamo impiattare. Finale sono le rondelle di cipollotto che mettiamo sopra, un po' di arachidi sbriciolate,
L'ultimo tocco è qualche foglia di coriandolo che difficilmente si trova a Firenze e che infatti io ho voluto piantare nell'orto perché invece lo adoro. Per l'insalata esotica di taccole mangiatutto ho cotto nella vaporiera le taccole mangiatutto per circa 10 minuti, quindi le ho messe a raffreddare. Nel frattempo ho pelato il mango e l'ho tagliato a striscioline, quindi ho affettato il cipollotto tenendo da parte i gambi verdi per la guarnizione finale, il peperoncino e infine unito le taccole una volta pronte. Ho preparato il condimento mischiando lo sciroppo d'acero, la salsa di soia, l'olio di sesamo e infine il succo di lime. Quindi ho irrorato l'insalata mescolando. Ho servito con i gambi di cipollotto, le arachidi sbriciolate e il coriandolo.